È una regola che vale in tutto l'universo. Chi non Buonasera, buongiorno. Buongiorno, Nunzia. Ciao a te da casa. Ti ho visto con quel gatto bellissimo. Io ce l'ho uguale, bianco. Identico. Sì. Viva i gatti che ci allietano la vita. Io ne ho due, lui è Pierre, l'altro è Sherim, ma non sono riuscita a trovarlo per il lancio. Senti, Nunzia, sei una donna nota, perché tra la politica, poi ovviamente adesso debutterai su Rai 1 con Ciao Maschio, però di te non si sa moltissimo, e quindi comincio dalla canzone, sono molto contenta di raccontarti oggi, comincio dalla canzone che hai scelto, che è Combattente di Fiorella Mannoia. Perché la senti tua questa canzone? Ma io devo dirti la verità, ho tante canzoni che hanno rappresentato momenti della mia vita. Questa è la canzone dell'ultimo anno. È stato un anno molto difficile, io l'ho ascoltata in momenti bui che tutti abbiamo, e anch'io ho avuto un anno molto complicato questo 2020, più diciamo del resto degli italiani, perché ho avuto diverse vicende che mi hanno riguardato. E questa canzone mi rappresentava, cioè mi dava forza, la forza di combattere sempre, di rialzarsi, non arrendersi mai. È anche un bel segnale verso gli altri, no? Non solo verso se stessi. Ma certo, che alla fine ce la possiamo fare, basta crederci. Noi siamo proprio oggi un altro giorno, e tu sei proprio la donna adatta per essere un Giorgio un altro giorno, perché sei una donna che non ha avuto timore di rimettersi in gioco, no? E di scegliere anche delle strade diverse da quelle dalle quali sei partita, perché ti abbiamo conosciuto ministra, giovane parlamentare dentro Forza Italia, forse possiamo anche vedere le immagini a tappeto, insomma, a un certo punto, diciamo, la tua vita è cambiata, no? Perché hai deciso di chiudere quella pagina della tua vita, comunque importante, alla quale credo che tu sia legata? Ma guarda, io sarei un'ipocrita se ti dicessi che l'ho chiusa io. Me l'hanno chiusa in faccia quella porta. Ecco, brava poi, che lo dici però, dai, succede. E poi Dio esiste, perché i fatti dell'ultimo momento dimostrano che forse alcune scelte fatte al posto mio non erano esattamente indicative e speciali per il mio partito di origine, il FU partito. No, io in realtà volevo fare politica, a me piaceva da morire, io ero contentissima, pensavo che la politica fosse veramente l'essenza del bene comune, quindi ero contenta così. Poi a un certo punto le cose sono andate diversamente, i partiti purtroppo non sempre rispecchiano il volere delle persone, scelgono di notte, sono stata fatta fuori, questa porta in faccia, e ti dico che forse tante persone non si sarebbero rialzate, perché io vivevo anche altri momenti complicati. Invece mi sono detta no, io mi alzo da questo letto, mi do da fare, ho iniziato a scrivere per alcuni giornali per appunto conseguire il patentino come giornalista pubblicista, ho iniziato a lavorare con Massimo Giletti all'Arena, che mi ha dato questa grande opportunità di scoprire un'altra parte di me stessa, perché io per il mio partito andavo sempre in televisione ed era un meccanismo che comunque avevo per certi versi imparato. Certo. Però non era il mio mestiere, insomma, non era la mia professione. E poi ho pensato che però anche la televisione ti consente di fare battaglie, di diffondere idee, cultura. Tu ti senti sempre una donna di centrodestra? Ma la fede politica non si cambia. Io resto una donna di centrodestra. Perché? E non cambierò in base ai governi per opportunismo. Ora, ecco, chiaramente avrò un programma in Rai, non è che dico di essere di sinistra per lavorare, no, non farei sconti a nessuno, men che mai a me stesso. Essere fedele a se stesso ci mancherebbe, peraltro sei la moglie anche di un ministro di questo governo. Tra l'altro, abbiamo tanto di cui parlare. Tanti conflitti. So che c'è anche il nostro Domenico Marocchi, no, collegato, perché oggi è una giornata nella quale si attende il voto del Senato sul governo Conte, Senato che insomma diciamo è più complesso che rispetto alla Camera, dove ieri ha avuto un'ampia maggioranza. Domenico, dacci il timing così poi ci colleghiamo. Esatto Serena, una giornata cruciale, il timing è iniziato questa mattina alle 9.30 con le dichiarazioni del Presidente Conte. Io però ti posso aggiornare, sto facendo i calcoli sui dati, hanno parlato finora 17 senatori ma ne mancano altri 26, quindi è possibile che oggi slitti tutto rispetto alla tabella di marcia, e cioè fino alle 16.30 ci possono essere gli interventi. In questo momento sta parlando Sandra Lonardo del gruppo misto, la moglie di Clemente Mastella, insomma, che è stato
al centro della cronaca di questi giorni. Ebbene, pensa che questa crisi di governo ha a che vedere anche con la sanificazione delle aule, Serena, che ritarderà i lavori perché fra le 16.30 e le 17.30 devono uscire tutti per sanificare un'altra volta. La prima c'è stata già alle 12.30 e poi la replica del Premier e nel tardo pomeriggio le dichiarazioni di voto. Il voto arriverebbe intorno alle 20.30, ma insomma, da quello che sentiamo qui sta per slittare. Una nota, poco fa è passata qui la senatrice Segre, ci saluta, ovviamente l'ho invitata a partecipare qui con noi. È molto stanca, molto provata, però ho detto volevo esserci qui oggi ed è stata colpita piacevolmente dall'applauso che le ha destinato tutta l'aula. Lei ha detto che non se lo aspettava, adesso in questo momento si sta riposando. Grazie Domenico. Senatrice Segre, senatrice a vita, come sappiamo, no? Che ha detto di voler venire a Roma nonostante insomma l'anziana età, nonostante non abbia ancora fatto il vaccino, per votare la fiducia al governo Conte, ma indipendentemente da chi vota è, diciamo, un simbolo molto importante ancora una volta della volontà di fare politica, no? Di volerci essere, no? E quindi questo è importante come senso civico. Nunzia, un po' di nostalgia e poi andiamo invece alla tua vita nuova? No, guarda, guardandoli adesso, onestamente no, perché io faccio televisione e loro stanno facendo cinema, cioè è il caso di dirlo. Quindi non nessuna nostalgia, perché sai, Serena, io resto una donna di centrodestra, come ti ho detto, però... Sposata con un uomo di centrosinistra, però in un momento nel quale in tutto il mondo ci sono morti, ci sono difficoltà lavorative, c'è un dramma veramente dell'esistenza dell'umanità, solo l'Italia parla di politica e di politici, cioè un po' mi dispiace, da ex politica mi dispiace, ecco. E quindi vediamoti in qualcuna delle tue mirabolanti apparizioni e poi parliamo, vai Nunzia. Nunzia De Girolamo! Dichiaro ufficialmente, sì, irrevocabilmente chiusa la mia carriera politica. Sì. Da questo momento in poi, nello studio di quelli che calcio, sì, dichiaro solennemente aperta la mia professione nel mondo dello spettacolo. Firma. L'ha fatto! Forza, dottore, non perda la pazienza. Mio marito ha un dolore che parte da qua e arriva qua e la deve visitare. E là deve rimanere. Nunzia, ma questo lato comico, sapevi di averlo? No, assolutamente no, ma tu devi sapere che è stata una delle trasmissioni in cui mi sono divertita di più. Perché loro sono simpaticissimi, sono pazzi. E io mi sono ritrovata praticamente in mezzo ai comici. Cioè, tutti comici. E sai, è difficile essere... Sono stata me stessa. E devo dire che ha funzionato perché mi sono divertita innanzitutto anche, io. È stato anche liberatorio. Molto, cioè, una vita passata a studiare le aule parlamentari, Molto, diciamo che questa fase televisiva è proprio un'altra fase con me stessa, anche da un punto di vista fisico. Lì ero in forma, dopo ballando, adesso non tanto, però insomma rimpiango quel momento per la forma fisica che mi ha dato il programma precedente, diciamo. Anche perché poi peraltro la politica è un'attività diciamo che ti sommerge, no? 24 ore su 24. Tua sorella Graziana, tua sorella più piccola, mi ha raccontato che addirittura quando eri ministro mettevano la sua telefonata, la schedulavano, cioè la mettevano in agenda, le davano un timing, è così? Guarda, mia sorella Graziana, che c'ha la lingua lunga, ti ha detto la verità, perché la politica ti toglie gli affetti, ti toglie la vita privata, l'intimità, ti toglie tantissime cose, te ne dà tante altre, perché è proprio una missione per gli altri, chi è qui in studio sa bene e conosce la politica, però allo stesso tempo, sai Serena, perdi anche quelle relazioni familiari così intime, fatte di quotidianità. Cioè è vero, le mie sorelle erano in agenda. Mia sorella dice, io avevo perso una sorella, un momento di condivisione, di confronto, ma anche parlare di cose frivole, che a volte fanno bene all'anima, per me non esisteva. Chiaro. Cioè io ero sempre concentrata, tra telefoni, ne avevo tre un periodo. Se tornavo a Benevento per salutare i miei, trovavo già le persone sotto casa a citofonarmi. Facevo segreteria tutti i weekend, quindi non esisteva un weekend. Non avevo vita e quindi mi avevano tolto anche gli affetti.
diciamo così. Ballando, l'hai appena citato, ti vediamo. Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Inizia a vedere la femminilità perché ballo è femminile. Lasciali volare, lasciali girare forte intorno a noi. Se non ci penso più, mi sento bene. Se faccio quello che mi va, mi sento bene. Donne, pianeti dispersi, per tutti gli uomini così diversi. Scusa ma non me ne importa, sono qua un'altra volta. Ma che bella, Nunzia! Allora, la comici, il lato comico l'abbiamo scoperto lì e qui abbiamo scoperto la femminilità. Hai capito quanto sei bella? Ma guarda, lì. Guarda che l'ho scoperta anch'io abballando la mia femminilità. Oggi mi fai un regalo con queste immagini perché sono veramente una carezza al cuore. Io mi sono divertita da morire. Raimondo, che oggi tra l'altro è il suo compleanno, quindi gli faccio tantissimi auguri. Auguri Raimondo! Raimondo è veramente un Ma ragazzo sentite, straordinario. Ogni tanto? Sì, ogni tanto ci sentiamo anche perché le nostre figlie sono rimaste amiche. E ti devo dire che lui è stato proprio il compagno di liceo con cui fai le marachelle. Quindi noi ci siamo divertiti, abbiamo sorriso, ci siamo allenati e soprattutto Raimondo mi ha messo a cospetto della mia femminilità. Quando mi fu proposto Ballando con le stelle, io pensavo, questi sono matti. Fu un'idea di Annalisa Montaldo, che è un'autrice televisiva che adesso lavorerà con me, e io dissi, guarda, ma tu sei matta, ma io non mi metterò mai quegli abiti, ballare, io a ballare, ho fatto il ministro nella vita, ma ti pare che ballo? E lei mi disse, devi farlo per dimostrare che stai facendo sul serio, a te stessa e anche a chi ti osserva. E quindi mi dissi, ma sai che c'è? Ho un'età giusta, ho una figlia che adesso riesce a stare anche senza di me. Nella vita ho fatto tante cose un po' pesanti, diciamo. Mi posso divertire e mettermi finalmente a nudo anche con la mia femminilità che avevo dimenticato? Ecco, che peraltro poi il tema della femminilità è singolare, perché insomma sei sempre una bella, sempre stata una bella ragazza e quindi mi sorprende che tu mi racconti questa cosa. E sei anche la prima di tre figlie femmine. Quindi, che ragazzina sei stata anche rispetto alle tue sorelle? Guarda, io innanzitutto non sono una consapevole della sua femminilità. Parto da questa cosa, nel senso che io ho giocato sempre a fare il maschiaccio nella vita e soprattutto sono stata la sorella responsabile. Io ho due sorelle, cioè Francesca, che ha 3 anni meno di me, che è la sorella complice, proprio pezzo del mio cuore, con cui siamo cresciute insieme, abbiamo dormito insieme, ha pianto con me. Perché lei piangeva, io ascoltavo, sono diciamo quella che ha sempre ascoltato in generale. E tu sulla spalla di chi piangevi? Ma di fondo alla fine di mia madre e quindi io ho fatto con mia sorella quello che mia madre faceva con me. Però io avevo una madre molto severa, molto esigente nei miei confronti e quindi un rapporto nel periodo dell'adolescenza molto complicato, conflittuale. Poi oggi andiamo d'accordissimo, forse sono quella più simile a lei. Mentre con Graziana, che è la più piccola, che ha 13 anni meno di me, io ho fatto proprio la mamma rompiscatole. Cioè ti dico solo che una volta, poiché aveva fatto filone a scuola ed era andata in barca tipo a Capri, io sono andata davanti a un bar e gli ho dato un ombrello in testa. Cioè da sorella, e mia sorella poveraccia dice sempre, io ho avuto più paura di te che di mia mamma e mio padre nella vita. Cioè, quindi poi capisco che il momento in cui hai potuto alleggerirti di tutto questo peso hai ballato divinamente. Perché esatto. Come dico sempre io, non è mai troppo tardi per un'infanzia felice. Infatti, pensate sempre che la vita la potete sempre cambiare. Perché è vero. Se vi va, e questa è la cosa più importante. Mai guarda, stare è verissimo, gabbie, e la vita ti stupisce, che non sentite più. Esatto. La vita ti stupisce, a me mi ha proprio stupito questa cosa. Ah.
perché ha deciso un po' per te anche, cioè da un'avversità come diciamo non essere stata rieletta è nata un'opportunità. Sì, diciamo che ha deciso per me. E a volte la vita ti fa delle sorprese straordinarie, perché io oggi sono un'altra donna, in una nuova fase, e va bene così. E poi c'è quest'altro capitolo del quale io sono curiosissima, così come credo anche tutte le nostre telespettatrici, che è la tua storia d'amore bipartisan. Un mio autore ha detto: avete fatto la bicamerale a casa. Adesso vi vediamo, Nunzia De Girolamo e Francesco Boccia, e poi ci devi raccontare qualcosa perché sono curiosissima. Vai. Giorno che cambia la vita mia e di Nunzia e ci farà andare avanti insieme qui, mi auguro, fino a 100 anni. C'è Gea, la vostra bimba. Questa è la vostra canzone, Io che amo solo te? Sì, sei veramente terribile, i tuoi autori con te. Hai preso immagini nonché pezzi del mio matrimonio e devi sapere che questo è un inedito. Perché? Prima eravamo entrambi politici, per cui non è che si parlava di noi come coppia. Cioè, ci hanno tentato tutti, persino il cinema ha proposto qualcosa per noi in coppia. Però, cioè volevano farvi interpretare un film? Sì, farmi interpretare un film, ci hanno chiesto il teatro, le piazze, la televisione, di tutto. Noi non abbiamo mai strumentalizzato la nostra storia d'amore. Poi quando io ho iniziato a fare televisione c'era sempre il problema della par condicio. Perché queste sono le prime immagini che io rivedo in TV, mie e di mio marito. E che effetto ti fa? Mi ha emozionato, sono ancora innamorata, che bella cosa! Evviva, evviva l'amore! Senti Nunzia, però mi devi dire com'è iniziata. Dai, guarda, è iniziata nella maniera più incredibile, perché noi eravamo già in Parlamento, chiaramente su 630 persone io non l'avevo mai visto, poi sta dall'altra parte dell'emiciclo, per cui ignorato completamente. Vado a fare un dibattito a Napoli, organizzato da Tommaso Pellegrino, che poi è stato il sindaco che ci ha sposato civilmente, un dibattito sul cambiamento delle generazioni in politica, se ne parlava già allora. Poi, insomma, perché sia stato fatto tantissimo. Oh. E io, insomma. E in pratica salgo in questa platea di sinistra. Federico II, anni di Bassolino e Ierbolino, io unica, incosciente, che si tuffa in un ambiente di sinistra. Come metto piedi sul palco, in ritardo, vedo Francesco, occhi e sorrisi, colpo di fulmine. Cioè, sai proprio... flashata da quest'uomo, incredibile. Ma che bello! Sì, incredibile. Cosa ti colpì? Cos'è che c'ha proprio una vibrazione magnetica? Sì, non te lo so spiegare, non mi era mai accaduto. Era proprio il suo sorriso, il suo sguardo. Poi abbiamo parlato tutto il tempo. Lui, da buon malandrino del sud, non mi ha chiesto il numero di telefono. Mi ha detto di avere due figli fuori dal matrimonio, comunque precedenti alla sua vita attuale. E io sono andata via col pensiero di quest'uomo nella testa. Dico, ma guarda un po', io come lo dirò a mio padre? È del PD, c'ha due figli, io cresciuto nella famiglia del Mulino Bianco. Ma che disastro combinerò io che sono diventata... Tu già avevi proiettato tutto, io già avevo deciso, perché grande, quando mi metto una cosa in testa, grande, cara Serena, mi conosci. Tu l'hai detto questo... Esatto, questo... Vabbè. Quindi non ci potevo pensare, la notte scrivo un'email... Ti preciso che l'email non è come oggi che ti arriva il messaggino, ti devi connettere anche sul telefono, zone bianche, non c'è rete. Vabbè, io mando questa mail dicendo facciamo una proposta di legge, io proprio, vabbè, falsa come l'acqua fresca. Sì. E lui sai cosa risponde? Come sapevo che mi avresti scritto. Cioè... Ti giuro, io abituata a essere corteggiata, che tutti mi chiedevano il numero di telefono, anzi che dovevo nascondere la femminilità proprio per essere credibile, questo fa il prezioso. E noi per mesi, nello stesso ambiente di lavoro, ci siamo scritti via mail.
E io, che non vedevo l'ora di leggere, se mi trovavo in una zona senza campo, non puoi capire come mi innervosivo. Sì, ma certo, questo tipico di noi donne, che non vogliamo farci un po' desiderare, per cui dobbiamo stare sempre un po' attente, però quando poi aspettiamo il messaggino sì, ma hai capito, cioè, è proprio quando fuoco. Entravi a Montecitorio lo cercavi, perché poi è un po' tipo scuola, no? Quando si va al liceo, uno l'amore del liceo lo cerchi a scuola quando vedi il cortile. Sì, io lo cercavo, vedevo molto poco dall'altra parte, quindi devo stare parecchio a tempo. Forza Italia, Partito Democratico, poi all'epoca non esisteva, cioè, dopo io c'è stato fatto anche un governo insieme, però all'epoca era proprio guerra aperta, politica ovviamente. No, guerra proprio apertissima. Certo. Io poi ero un po' secchioncella, quindi stavo in commissione, seguivo i lavori d'aula, come vedevo che andava la bovetta, provavo ad andare anch'io, capito, per agganciarlo. E questo niente, fino a quando mi invita, tramite sempre mail, e mi dice, vieni a pranzo così ci vediamo di persona, smettiamo di parlare sempre via mail. Preciso il pranzo, perché sai, a cena uno potrebbe bere un bicchiere di vino e fare qualcosa che non vuole, e quindi capisci, lui mi ha preso sulla sfida, cioè a me sfidami e mi hai conquistato, e sì, a quel punto ho detto devo conquistarlo, è proprio finita alla fine, certo, sarà intelligente mio. Quindi pranzo, e dopo questo pranzo poi quando è che c'è stata proprio, diciamo, la scintillona? La scintilla è stata che dopo un po' di tempo lui ha capito, un po' di mesi, che mi doveva chiedere il numero di telefono, che io avrei fatto la donna fino in fondo e non avrei osato fare un passo in avanti. Quindi mi chiede questo numero di telefono, però noi eravamo negli anni di grande conflittualità fra la destra e la sinistra, cioè c'erano proprio i berlusconiani e gli anti, pertanto io decisi di invitarlo a casa mia. Io vivevo vicino al Parlamento, chiaramente, pertanto 007, immaginati lui di nascosto, io che apro, che guardo dalla finestra se ci vede qualcuno. Intanto ero al telefono con un senatore del mio territorio, con cui litigavo alla mia maniera. Lui sale, apre la porta, mi chiude il telefono, mi mette al muro e mi bacia. È così da allora. Sì. Sì, capisci, Alessandro? Proprio maschio al sud. Che non diresti a vederlo, perché a vedere mio marito diresti l'aggressiva, la paraventa e lei. No, è tutto il contrario. Io sono abbastanza canonica, qualcuno direbbe anche bacchettona, cioè i miei amici così dicono spesso. E lui, quindi quell'altro, quello, il tizio che stava al telefono, poveretto, che fine ha fatto? E lì è rimasto al telefono, che poi dopo, sai, diciamo, la politica per una volta è andata in secondo piano. Evviva! Senti, ma il fatto che ci fosse un elemento, tra virgolette, trasgressivo, il fatto che un po' Giulietta e Romeo, tra virgolette, ovviamente sto dicendo, sto esagerando, no? Rendeva un po' più friccicoso quell'attesa anche? Sì, Serena, ovviamente, è una relazione di nascosto, è una relazione contrastata. Poi eravate tutte e due liberi comunque, no? Quindi non è che di nascosto solo per la politica, perché in realtà eravate tutte e due liberi, no? No, di nascosto solo per la politica, però esatto. Sai, noi eravamo personaggi pubblici, quindi a cena regolarmente, al cinema, le cose di una coppia ordinaria non le abbiamo potute fare per 2 anni. Poi siamo usciti allo scoperto, perché a un certo punto è finito su un giornale. Tra l'altro molti giornalisti erano stati carini con noi, l'avevano capito, ma l'avevano tenuto per sé. È uscito su un giornale e a quel punto io sono dovuta andare da Berlusconi, perché dovevo dirgli la verità, cioè che stavo con un nemico ed ero terrorizzata, perché dissi, vabbè, non mi candida nemmeno a Canicattì, nemmeno nell'ultimo comune più piccolo di una provincia italiana. E invece lui mi disse, nella vita privata ognuno fa ciò che vuole, io spero solo che tu sia felice e soprattutto che lui ti tratti come tu meriti, cioè come una principessa. E io gli ho voluto ancora più bene, perché devo dire che con me è stato sempre molto un padre Silvio Berlusconi. Quindi, beh, una risposta da padre questa, sì, devo una dire, risposta da padre, intelligente. Non da politico. Senti, ma invece questo maschio alfa che si chiama Francesco Boccia, che ora è tuo marito, poi quando ti ha raccontato se anche lui ha avuto il colpo di fulmine nei tuoi confronti, cioè vi siete più raccontati di questo corteggiamento? Sì, poi ne abbiamo parlato, anche lui ha avuto subito un'attrazione nei miei confronti, però lui non credeva assolutamente di costruire una famiglia. Cioè, era la bandierina del maschio, lui poi al tempo era molto maschio, cioè diciamo ha dovuto mettere un po' di ordine nella sua vita. Brava, essendo io un po' antica. Gli hai fatto mettere testa a partito, come si dice. Sì, esatto, perché non ne aveva proprio. Ah, bene, sì. Bene. Quindi, e quando è che lui ti ha proposto, insomma, quando è che poi è arrivata l'idea che appunto ci sposiamo, facciamo una figlia, ecco. Sai, la figlia qual è stato non era... il momento in cui ti sei accorta che arrivava una famiglia, ecco, non era solo una relazione, per guarda, bella, appassionata. La figlia non era un progetto, nel senso che noi non pensavamo di sposarci, lui me l'ha detto
me l'ha proposto, diciamo, un po' prima che accadesse la nascita di Gea, e noi ci siamo sposati di nascosto il 23 di dicembre del 2011, Gea è nata a giugno del 2012, e tra l'altro Gea era un forte mio desiderio, ma che è nato conoscendo Francesco. Cioè io prima di Francesco, e quindi della sua paternità, del vivere da vicino la vita di una famiglia, dell'essere madre, dell'essere padre, io ero una donna in carriera, appunto, che non voleva figli. Poi in realtà io sono prima mamma e poi tutto il resto. Cioè la cosa migliore che io abbia fatto nella vita è mia figlia, è questo rapporto con Gea, che è il grande amore della mia vita. E quando abbiamo deciso di sposarci in totale segretezza, cioè proprio non c'era nessuno al nostro matrimonio, per evitare che fosse un fatto mediatico all'attenzione delle telecamere, lì ho capito che la mia vita sarebbe veramente cambiata, perché quando stavo entrando al comune dissi vicino a mio padre: papà, posso ancora andare via, vero? Scappiamo? E mio padre disse: fai tu, andiamo. Però sei rimasta. Sono rimasta. Con lui che ti corteggiò così bene e che ti ha saputo conquistare, ti manda questo messaggio, vediamolo insieme. Sono giorni complicati, però il messaggio te l'ha voluto mandare lo stesso. Non ci credo. L'anno scorso, forse di questi tempi, mi hai fatto con la complicità delle Iene uno scherzo che non ho ancora dimenticato. E io invece ti faccio una sorpresa, a differenza tua, anche perché sono più buono, come è noto. E voglio dirti semplicemente grazie, non solo per come fai la mamma, questo lo sanno tutti, ma per come fai la moglie, per come l'hai fatta e per come continuerai ancora a farla. Ovviamente io continuerò a seguire i saggi consigli che mio padre mi diede oltre 40 anni fa. In bocca al lupo, di cuore, lo sai, sono sicuro che le tue prossime sfide le affronterai con la solita passione, la grinta e tutto l'amore che metti in ogni cosa che fai. In bocca al lupo, ciao! Bah. Siete due complici, mi sembra. Ma come l'avete convinto? Vabbè. Cioè, lui non è... Lui è il, no, è il mio opposto. Cioè, lui è timido, è molto riservato, si vede che è imbarazzato a fare questo messaggio. Di fondo non è la persona sfacciata come me. Cioè, io, diciamo, ho una faccia tosta, si sa. Nel senso, non sono una persona che si vergogna di dire quello che pensa, forse parlo anche troppo, l'ho anche spesso pagato questo fatto, invece lui no, è riservato, parla poco, per cui sì, siamo molto complici comunque, forse questa è la chiave, le nostre diversità e la complicità è la chiave del successo di questo matrimonio, che abbiamo non anche... Non siete mai competitivi, cioè non c'è mai la... Mai. Cioè l'uno gode del successo dell'altro, e guarda che è difficile, perché è difficile. Noi veniamo dallo stesso mondo. Soprattutto quando io sono diventata ministro, lui era presidente della commissione bilancio, che era un ruolo importantissimo, però comunque essere due uomini, cioè due persone che hanno un'esperienza politica in due partiti diversi e non entrare mai in competizione, significa veramente che abbiamo avuto la capacità di valorizzare le differenze. Ecco, noi abbiamo imparato a capire che le differenze sono un valore e che non bisogna averne paura, ma anzi, sono un arricchimento della coppia e magari anche della società, se si iniziassi a capire che la differenza in generale è un bene. Bellissimo, in questo paese. Vero. Bravo. Due cose, ma quali sarebbero questi consigli che gli ha dato papà a Francesco? Mi sa che gliel'ha dati mamma, Cioè, secondo me confonde, perché mia mamma disse: guarda, lei è gelosa, è una rompiscatole, tu sei proprio convinto che vuoi stare con una donna così impegnativa come mia figlia? Sì, mia mamma è stata sincera. E poi disse: ma se tu vedi che è gelosa, rompiscatole, controlla, chiede, è presente, non ti devi preoccupare. Nel momento in cui non lo farà più ti devi preoccupare, che significa che è andata via. E quindi lui, capito, tiene la tensione. In realtà la tengo io la tensione, però vabbè. Cioè, no, non ho capito, ma tu sei gelosa, quindi, e lui tu sei gelosa di lui e lui lo è di te? Io ero gelosa, adesso non lo sono più, devo dire, ho fatto i conti con questa parte di me. Io ero molto gelosa, lui per niente. Però poi a un certo punto, sai, Serena, nelle nostre diversità, io mi sono pure stancata. Una volta mi sono talmente arrabbiata per un messaggio che litigavo con lui, proprio, sai, Ellie McBeal che esce la mano nell'immaginario per staccargli la testa, e lui lo vedevo con questo telefonino tutto concentrato. Dico: ma che cavolo sta facendo? Quindi mi sono lanciata su di lui per vedere. Lui giocava a FIFA.
A calcio. Allora, mettetemi nei miei panni. Ho detto, vabbè, abbandoniamo la gelosia. Ti smonti subito. Ma tu, a te piace anche questo lato un po' più riservato, forse, di lui? E viceversa, lui di te ama questo lato più spumeggiante, forse vi compensate anche. Sì, penso che due persone esuberanti, non so cosa sarebbe accaduto. Cioè, pensa se lo scherzo su Renzi l'avesse, che poi è stato abbastanza premonitore, se avesse fatto lo scherzo su Renzi lui a me, al contrario, cioè, volavano tutti i tavolini. Avete fatto? Che scherzo hai fatto tu a lui? Ho fatto questo scherzo con le Iene, che io mi candidavo in regione con Matteo, quindi lui pensava fosse Matteo Salvini. Comunque aveva da ridire, dice, ma stai facendo questa carriera adesso televisiva, chi te lo fa fare? Poi alla fine gli dico, squilla il telefono e capisce che il Matteo di cui parlavo era Matteo Renzi. Ah, è impazzito, però impazzito a modo suo, cioè sempre con equilibrio. Se vedi lo scherzo delle Iene dici, ma non si arrabbia mai. Ecco, lui non si arrabbia mai. Io invece, cioè, se l'avesse fatto a me, volava qualsiasi cosa in casa. Senti, sulla politica litigate mai? Mai. Un po' perché ti devo dire che sui valori etici noi siamo molto simili. Cioè, nel senso, io sono sempre stata una molto aperta a destra, lo sai, no? Ho sempre votato anche in dissenso dal mio partito, in libertà. E quindi su questi temi che riguardano proprio la vita intima delle persone non abbiamo mai discusso. Certo, abbiamo una visione molto diversa della giustizia. Forse se dovessimo discutere un giorno, qualche volta l'abbiamo fatto, è sulla giustizia. Sul resto, più o meno, litighiamo per la differenziata a casa. Io non sono capace di farla e lui la fa. Ma io in realtà, ti dico la verità, la sbaglio perché lui almeno fa qualcosa. E quindi... Nunzia, 100 punti. E cos'è la cosa più importante che vi tiene uniti, secondo te? Gea, perché penso che in una società così complessa, dove è difficile andare avanti, dove non siamo come i nostri padri e le nostre madri, siamo molto cambiati, perché forse siamo cambiate anche tanto noi donne, per fortuna, la famiglia si tiene quando c'è un legame molto più forte anche dell'amore fra due persone, nel nostro caso è Gea. Io non toglierei mai a Gea la serenità di avere una famiglia unita, un padre e una madre, i momenti che viviamo splendidi insieme. Quindi lei, che è il centro della mia vita, alla fine salva anche Boccia, perché io lo salva chiamo anche Boccia. Boccia, tu lo chiami Boccia? Sì. A casa? Spesso. Cioè, con gli altri, diciamo. No, a casa no, Francesco, Franci, dipende se sono arrabbiata o se sono serena. Fuori, all'esterno, quando parlo di lui dico Boccia, sì, è strano, l'ho acquisito, sai, tipo all'università, in Parlamento, che ci chiamiamo per cognome. Però mi dà l'idea che vi divertite insieme. Sì, lo faccio divertire io, che lui è un po' pesante. Cioè... Ne sto risparmiando una, eh. Va bene, vediamo Gea, dai, povero Boccia, che c'è pure il governo con tutti i disastri. Poveraccio, sì. Però è bravo, bene, bravissimo. Va bene, vediamo Gea. Ti voglio tanto bene e ci sarò per te, se sentirai nel cuore un amore che non c'è. Ti voglio tanto bene e ti raggiungerò con tutta la mia voce. Ascoltami, io canterò per te. Mi sentirei nell'aria, entrare nei tuoi occhi, solo nell'anima. Hai toccato le corde dell'emozione, eh? Cattivella. Sì, lei è tutto. Cioè, io auguro a qualsiasi donna di... Ci sono tante persone che non possono avere dei figli, a qualsiasi uomo, perché chiaramente... di poter godere della gioia di un figlio. È veramente... Lei mi ha ridato anche tanta... Non solo tanta forza in me stessa, è la forza di... in momenti di disperazione, di nascondere anche con un sorriso e con il suo sorriso di superare alcuni momenti. Lei ha ridotto la mia ambizione, ha ridotto il mio egoismo, mi ha centrato rispetto alla vita, cioè mi ha fatto capire che cosa sono le priorità. E forse oggi finalmente capisco mia madre quando dice, per i figli sei disposta a tutto. Io non la capivo quando ero ragazzina. Per i figli sei disposta a tutto, io per Gesare sarei disposta a tutto. Ecco, se c'è
un grande amore della vita, il grande amore della vita, della mia vita e mia figlia. Senza se e senza ma. E sì. Poi ha un nome, Gea, che è legata anche a una cosa romantica fra te e Francesco, no? Sì, è una cosa molto particolare. Io avevo scritto un libro negli anni dell'università, questo libro l'ho perso, e quando ho conosciuto Francesco ho raccontato a lui di questo libro, la cui protagonista si chiamava Gea, Madre Terra. In realtà Gea era un libro autobiografico, perché era l'altra parte di me, la parte migliore, la parte sensibile, la parte più donna, la parte più bambina, quella che io nascondevo, perché poi la maschera riusciva a farmi difendere dagli ambienti lavorativi nei quali sono cresciuta e con i quali ho avuto a che fare. Quindi io racconto a Francesco di questa Gea e lui mi registra Gea, perché se dovesse squillare il telefonino, diceva, in Parlamento, il mio collega Nunzia De Girolamo, esatto. Certo, legge Nunzia De Girolamo, perché esatto. Giusto, è furbo il ragazzo. Ci siamo detti una sera, poi quando litigavamo lui diceva sempre, ma io amo Gea, non Nunzia, perché Nunzia è insopportabile, Gea è adorabile. E quindi una sera ci siamo detti, ma era proprio all'inizio, impensabile, se mai dovessimo avere un figlio lo chiameremo Gea. Quando ho fatto la miniocentesi e ho saputo che era una donna, è stato automatico Gea, perché è nata la parte migliore di me. E quindi io sono rimasta solo Nunzia. Povera te boccia, c'è solo Nunzia. Gea! Gea esiste. Ma è favoloso. Mi sono venuti i brividi però su questo racconto, sì. Perché è molto bello che appunto fare una figlia possa tirar fuori la parte migliore, possa anche farti capire che cos'è importante e cosa veramente vuoi dalla vita. Perché poi la vita è fatta di libertà e quindi se una donna libera decide di fare un tipo di scelta di questo genere e ne è felice, veramente ogni bene, Nunzia. Grazie. Però sei sempre una figlia, sempre una sorella maggiore, vediamo. Ah, ma proprio tutto, eh? Ciao sorellona, possiamo dire che sin da piccola non hai mai avuto un'indole da principessina, sia nel tuo abbigliamento ma anche per gli sport che hai scelto di fare, e poi la maggior parte dei tuoi amici erano maschi. Detto ciò, ti voglio bene, un bacio enorme e in bocca al lupo. Siamo qui, non te l'aspettavi sicuramente, ti volevamo ricordare che sei sempre il nostro orgoglio e che ti vogliamo tanto bene. Ciao Nunzia! Grazie, questo è un regalo stupendo, guarda, io devo dire che penso di essere una donna fortunata, nonostante tante disavventure, salite, discese, cadute, io ho una grande fortuna nella mia vita che auguro a chiunque, la mia famiglia. Loro sono stati per me il mio punto di riferimento, il nido sicuro. Cioè mi piacerebbe tanto che si rivalorizzasse la famiglia in qualsiasi forma, perché penso che dobbiamo essere aperti ai cambiamenti, no Alessandro? Qualsiasi tipo di famiglia, basta che c'è amore, sì. Che c'è vicinanza, che quel sorreggersi continuamente. Ecco, le mie sorelle sono il secondo amore della mia vita insieme a mio padre e mia madre. Chiaramente l'amore che mio marito prescinde da questo discorso, perché sono stati sempre per me il nido sicuro nel quale mi sono riparata e senza di loro non sarei la donna che io oggi sono, nemmeno la mamma che io oggi Ed sono. Ed è anche bello, voglio chiudere ricordando anche la famiglia allargata che tu hai con i figli del primo matrimonio di Francesco, esatto. Che sono figli di Benedetta Rizzo, che è un'altra donna intelligente, piena di vita, piena di voglia di lavorare. So che insomma siete cresciuti insieme anche su questo, no Nunzia? Quindi guarda, possiamo dare anche, che è una cosa che riguarda tante famiglie oggi, no? Dimmi un consiglio, dammi un consiglio. Io ti do questo consiglio, io devo ringraziare sia Francesco che Benedetta per avermi insegnato il valore della famiglia allargata. Io quando all'inizio ero molto scettica, essendo cresciuta in una maniera diversa, avevo pregiudizio verso la famiglia allargata, invece è straordinario e soprattutto il consiglio che do: non usate mai i figli nel divorzio, nella separazione. I figli sono un valore assoluto. Io ho visto con quanta civiltà
hanno costruito un rapporto Francesco e Benedetta, sono entrata io, Gea, e oggi quando ceniamo insieme, festeggiamo il Natale insieme, è una grande gioia. Gea non si è mai chiesta il perché di questa famiglia, l'ha vissuta e amata dal primo momento, punto e basta. Bello, e quindi bravo. Oggi a distanza di anni devo dire grazie anche a Benedetta, che è stata molto intelligente a portarmi verso questa strada. Nel prossimo aperitivo che faremo, insomma, ti ringrazierò personalmente. La forza delle donne quando sono intelligenti e quando hanno cuore. Allora, ci vediamo il 13 febbraio, il giorno prima di San Valentino, con Ciao Maschio, proprio perché la forza delle donne tu fai Ciao Maschio. E magari torni così ci racconti qualcosa anche sul programma prima della messa in onda. Sì, voglio tornare perché ti voglio raccontare di questo viaggio nell'universo maschile che io farò. Che i maschi tornano protagonisti di questo talk, di queste interviste, per, anche per superare un po' il vecchio modello di maschio. Cioè il maschio può essere, lo dico ai due maschi in studio, il maschio può essere anche sensibile, può piangere, non deve essere quel macio. Ma c'è, noi facciamo una campagna sulla tradizionale. Quindi sarà un viaggio intimista, però allo stesso tempo anche divertente, perché vorrei che gli uomini si mettessero un po' nei panni delle donne, scherzando e giocando. Io vorrò fare con loro una serie di giochini, mi piacerebbe farlo anche con te, lo sai Serena? Dimmelo, siamo uno al volo folle, in chiusura. Se tu fossi un uomo, con chi usciresti a cena? Con Belen o con Maria De Filippi? Distinto ti dico Maria De Filippi. Anche io. No, però Belen, siamo due donne. Io dicevo Belen. Io dicevo Belen, scusa. Esatto. Vedi come funziona? E così funziona, brava Alessandro. Perché non si può uscire con tutte e due. Addirittura vuole uscire con tutte e due. Gigi, che più Gigi democristiano di tutti. No. Gigi, resti un democristiano. Ma che c'è di male? Anche sulle donne. Per chiudere, Serena, a proposito del ministro e della ministra, tu sei stata ministro con compagno Boccia, ora è Boccia con te compagna. Come cambia la famiglia quando il ministro è donna, quando il ministro è maschio? La fregatura è sempre e comunque per la donna, sia da ministro che da moglie di ministro. È la verità, e quindi è inutile che diciamo delle bugie. La cosa sgradevole, se vuoi sapere, lui non è mai il marito della ministra. Ogni tanto qualcuno prova a dire che io sono la moglie del ministro. E questo non è bello per una società che si è evoluta sulle donne. Comunque tu hai sposato un uomo eccezionale. Io l'ho intervistata sottovoce, è un uomo eccezionale. Sì, è vero, mio marito è un uomo eccezionale. Una persona perché per lei è una donna straordinaria, dai! Grazie Nunzia, ciao, ci si vede presto. Grazie. Ciao maschio, ciao.